Gianluca Masi, 46 anni, astrofisico e divulgatore scientifico. La passione per il cielo lo accompagna fin da piccolo. Ero davvero un bambino, avevo 4-5 anni quando col naso all'insù, soprattutto d'estate, in compagnia dei miei genitori, ecco, inizia a chiedermi cosa fossero quei puntini brillanti e nel tentativo di dare una risposta, anche tra mille difficoltà, vivendo peraltro in un piccolo paese dove ero sostanzialmente l'unico con quel tipo di interesse, insomma, trovare una risposta cosa fossero quei punti luminosi ha comportato una scelta radicale che ho seguito fino alla fine, fino ad oggi, trasformando un interesse, una passione che rimangono, ci tengo a precisarlo, in una professione. Professione che da tempo, si muove proprio sul confine tra la ricerca scientifica e la comunicazione scientifica. Amo svolgere attività di ricerca anche con i miei telescopi, ma devo dire soprattutto mi piace andare poi a raccontare agli altri, a chi del cielo non si occupa tutti i giorni, quello che magari ho fatto la notte prima o quello che hanno fatto i miei colleghi da tutto il mondo nelle notti precedenti. Quindi ecco, mi piace davvero molto come negli anni si è sviluppato quell'antico interesse in una professione che francamente amo, adoro e che consiglio a tutti. Una passione che lo ha portato nel 2006 a fondare il Virtual Telescope Project. L'idea di realizzare una mia postazione astronomica è sempre stato presente, questo desiderio, anche appunto in tempi non sospetti, quando quei telescopi installati nel cortile di casa mia, all'inizio, quindi li montavo e li smontavo ogni volta, non senza fatica, lo ammetto, fino a creare una postazione permanente, dicevo, queste scelte, quei desideri risalgono già al tempo di cui parlavo, quando ancora appunto ero studente. Ultimato il percorso di studi, perfezionato attraverso un dottorato di ricerca in astronomia, il desiderio è diventato anche più forte. Perché? Perché volevo che quegli strumenti servissero anche per portare avanti delle importanti collaborazioni che avevo con diversi istituti scientifici. Mi piace ricordare soprattutto la Columbia University di New York e l'Università di Kyoto in Giappone. E proprio per questo ho rafforzato, ho migliorato, implementato strumentazioni sempre più raffinate fino a trovarmi dinanzi anche a un altro problema. Come fare per utilizzare quegli strumenti il più spesso possibile pur stando a Roma? Perché io vivo e lavoro qui, mentre i miei telescopi sono a Ceccano, in provincia di Frosinone, a circa 90 km di distanza. Fare avanti e indietro tutte le notti era impossibile, spesso significava rinunciare. E allora da lì ho cercato di capire come rendere l'intera struttura gestibile da remoto. Non è stato facile, anche perché si è trattato sin dal principio di un progetto personale, quindi senza nessun tipo di supporto economico, semplicemente attingendo ai risparmi e con molti sacrifici, sono riuscito a trovare quali soluzioni tecnologiche lo permettessero. Quindi dal 2006 questo sistema, che oggi è chiamato Virtual Telescope, consiste proprio in sistemi completi di telescopi con tutti gli accessori che possono essere pilotati integralmente da remoto, senza che ci sia nessuno. E mi riferisco anche all'apertura e chiusura dell'osservatorio stesso, del tetto per intenderci, anche oggi da uno smartphone. Il Virtual Telescope è stato uno dei primi osservatori astronomici al mondo a rendere possibile la visione in tempo reale via web delle immagini riprese da un telescopio astronomico e vanta diverse collaborazioni con istituzioni prestigiose come la Columbia University e l'Università di Kyoto in Giappone. Una postazione che ha permesso all'astronomo romano, fra le altre cose, di scoprire 25 asteroidi, dal primo individuato il 16 febbraio del 1998 che Masi ribattezzò Ceccano, fino all'ultimo scoperto il 21 luglio del 2002 battezzato Coezì. Un contributo che gli è valso anche una dedica speciale quando il 29 settembre del 1999 Franco Maglia, astronomo amatoriale, ha rinominato l'asteroide K074A dedicandolo proprio a Gianluca Masi. L'astrofisico romano si è anche occupato di arte realizzando uno studio dell'opera Notte stellata sul Rodano di Van Gogh per determinare la data e il luogo in cui venne realizzato il quadro in base alla posizione delle stelle. Voglio sottolineare che l'astronomia già in era classica aveva tra le scienze un privilegio, aveva una sua musa che in tal senso la quasi equiparava al rango delle arti, Urania, la musa del cielo. Tra le numerosissime opere pittoriche
che prendono spunto dal cielo. Sin dai, come dire, dalla mia adolescenza avevo maturato un interesse forte per la notte stellata sul Rodano dell'immenso artista che è appunto Vincent van Gogh, attratto dal fatto che in quel quadro, e sia chiaro, Van Gogh più volte introduce le stelle nei suoi capolavori, ma in quel quadro vi era nitidissima la presenza delle sette stelle più famose del cielo, quelle del Grande Carro. E da lì mi è davvero venuto desiderio di stabilire se quel Grande Carro era lì per sbaglio, era lì come una citazione, come dire, completamente estranea all'eventuale interesse naturalistico del pittore, ovvero se c'era un interesse al dipingerlo davvero oppure no. Quindi ho solo un simbolo astronomico oppure un soggetto ritratto dal vero che quindi entrava proprio attraverso quella porta nel capolavoro assoluto del grande olandese. Ecco, mettere a fuoco, trovare risposta a questa apparente banale domanda ha intanto comportato che si studiasse da parte mia tutto il carteggio di Vincent van Gogh, e questo francamente è stato per me un viaggio che non dimenticherò. E poi rendermi conto che c'era in Van Gogh il desiderio vero di riprendere il firmamento stando al cospetto delle stelle di notte. E alla fine, poi, incrociando tutti questi indizi con ciò che veniva riportato nel dipinto, con ciò che si poteva da lì dedurre anche con gli strumenti della statistica, concludere che il Grande Carro presente nella notte stellata sul Rodano di Van Gogh è stato tratto dal vero, è stato, come dire, emozionante. Ma l'emozione forse più grande è stata quando mi sono reso conto che lo scenario terrestre presente in quel quadro, che riporta una porzione del panorama di Arles, guardava nella direzione sud-ovest, mentre il Grande Carro era ovviamente quasi dalla parte opposta a nord. Quindi, verificato che il Grande Carro è stato ritratto dal vero, resta la straordinaria scelta di Van Gogh di accoppiare una direzione cardinale per il paesaggio terrestre, il sud-ovest, con una direzione cardinale pressoché opposta per il cielo. Come a dire, voglio, nonostante la natura non li metta insieme, quell'angolo di Arles e quell'angolo del cielo. Quindi c'era una grande conoscenza del cielo, evidentemente, in Van Gogh. In questi giorni Masi sta organizzando l'evento che si terrà a Roma sul Palatino in occasione dell'eclissi lunare del 27 luglio, la più lunga del secolo. Il 27 di luglio torna in scena, finalmente, nei cieli italiani, una eclissi totale di luna. L'ultima si era, come dire, presentata sopra di noi nel settembre del 2015. Devo dire che, almeno da Roma, l'osservazione non fu perfetta, perché quella notte le nuvole, come dire, decisero di dare fastidio. Tra l'altro, quella in arrivo non è un'eclissi totale qualunque. Numeri alla mano, si scopre che è la più lunga eclissi totale del secolo. La fase totale, intesa come la permanenza della Luna interamente all'interno dell'ombra terrestre, durerà ben 103 minuti. Questo ne fa davvero, con un ampio margine, un'eclissi memorabile, e il fatto che si possa vedere dall'Italia deve essere, come dire, di sprone per tutti per ritagliarsi un momento per ammirarla, anche perché l'eclissi si verifica di prima sera, già al tramonto del sole, quando la luna piena, per definizione opposta al sole, sorge dall'altra parte, già l'eclissi è iniziata. Non la fase totale, che invece potremo godere integralmente dall'Italia. Il massimo dell'eclissi è previsto alle 22:23, quindi 100 minuti abbondanti, quasi un'ora prima, un'ora dopo di quell'ora la luna sarà pressoché, come dire, occultata completamente dall'ombra, la vedremo con il suo colore rosso, inconfondibile, elegantissimo. Ma come se non bastasse, proprio mentre avverrà tutto questo e i numeri dell'eclissi sono già di per sé da record, come si poteva rendere il tutto ancora più estremo e irrinunciabile? Semplicemente mettendo lì sotto anche Marte, che si osserva ormai da qualche settimana benissimo, luminosissimo anche quello, il suo nome è il pianeta rosso, chissà perché il colore rosso, evidentemente. Ecco, mentre la luna piena con quel colore sarà pronta a dare spettacolo, a circa 6 gradi di distanza, quindi davvero nello stesso angolo di cielo, noi vedremo anche il pianeta Marte in opposizione, quindi in condizione assolutamente favorevole alla visione, anch'esso
pronto a sfoggiare il suo colore, una mirabile coppia in rosso che non si ripete facilmente. Io ho fatto qualche calcolo, già la cifra dell'eclissi ci garantisce che non c'è un analogo per l'eclissi nel prossimo, cioè nel secolo corrente. Aggiungerci la grande opposizione di Marte rende questo evento ancora più ripetibile, quindi non ci sono giustificazioni. Approfittate degli eventi che si svolgeranno qua e là in tutta Italia, alcuni francamente mirabili anche qui a Roma, ma da nord a sud ce ne saranno moltissimi, quindi chi vorrà potrà approfittare, e ribadisco, anche con i propri occhi, anche dal balcone di casa.